Buonasera, bentornato o benvenuto sul canale La Sciocchina, il mio canale dedicato al mondo della moto, inteso come lo intendiamo noi, praticamente viaggi, esperienze, recensioni con la nostra Royal Enfield Himalaya. Allora, dico nostra perché quasi sempre sono io e mia moglie. Questo video lo voglio fare perché ho sostituito la ruota posteriore della moto. Come primo equipaggiamento la Royal Enfield monta una Pirelli MT60. Prima di fare questo però ti chiedo, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale e se poi alla fine ti piace anche il video, metti un bel like. Se poi avete delle domande, non fatele tranquillamente, commenti, insomma, fate quello che più vi sentite di fare. Allora, praticamente come ti ripeto, come primo equipaggiamento la mia moto, una Royal Enfield Himalayan, monta l'MT60 della Pirelli e nello specifico il posteriore che ho sostituito è una 120-90-17 pollici, mentre anteriormente monta una 90-90-21 pollici, ma però l'anteriore ancora l'ho lasciato perché praticamente era veramente ancora dico un 80%, quindi penso di portare a fine quello lì e insieme a quello lì mi si sarà consumata sicuramente anche la gomma che ho montato ora, quindi l'intero treno di gomme la prossima volta. Comunque, questa volta ho fatto così. Allora, l'ho sostituita perché effettivamente ne avevo bisogno, ci ho fatto 6.000 km con questa gomma con la MT60. E questo mi porta a dire che secondo me tanti tanti non sono, anche perché alle velocità che viene tenuto con questa moto che noi abbiamo, non è che la gomma mi sento di dire che è super stressata. Poi mi piace fare lo sterrato, sì, però principalmente lo facciamo o strade bianche molto compatte o principalmente asfalto. Però un po' di sterrato l'ho fatto, però effettivamente la gomma non è che si è consumata o si è spezzata a brandelli come quando succede se si trova le pietraie o così. È stato un consumo veramente uniforme, quindi proprio da usura. E 6.000 km mi sembra un po', anche perché diciamo che poi dovendo ricambiare la gomma mi sono un po' informato nei prezzi e non è nemmeno tra le più economiche, anzi direi quasi che è una tra le più care, quindi iniziare a mettere una gomma tra le più care e dopo 6.000 km la devi sostituire, insomma ho deciso di cambiare anche marca, non con questo che penso di ritrovarmi bene come questa, penso di sì, penso di no, chi lo sa, questo sarà un altro video che farò tra magari spero tra 10.000 km. Comunque diciamo così. La gomma l'ho sostituita perché era finita e ha tanti pregi quella gomma che ho sostituito perché praticamente è molto silenziosa, non mi ha mai lasciato a piedi, cioè non ho mai bucato in tutti questi 6.000 km e anche un po' di sterrato, non ho mai bucato. Non ho mai rigonfiato le gomme, praticamente ho sempre controllato le gomme e la gomma è sempre rimasta alla stessa pressione, quindi forse non è merito della gomma, più merito della camera d'aria e più merito della valvola, può darsi, però io mi ci metto anche la gomma ha fatto il suo, non ho fatto bucare niente, quindi gli do come merito anche questo. Anche la sua uniformità nei finissi la metto come pregio perché non è che si è spiattellata sopra e è rimasta, si è consumata abbastanza uniformemente, quindi ma proprio portato, sono riuscito proprio a portarla fino alla fine. Infatti ora che la stavo tirando perché tanto quel discorso coronavirus, quel discorso di brutto tempo non avevo fatto viaggi molto lunghi, quindi l'ho tirata più che altro perché tanto facevo casa lavoro, quindi l'ho tirata il più possibile. Ora veramente era, non dico pericoloso, ma un po' faceva che ho detto la sostituisco. Quindi che dire, nel bagnato l'ho usata non tantissimo sul bagnato, però alcune volte mi è successo e non mi ha mai dato, come dire, una sensazione di
pericolo, quindi sono sempre stato abbastanza tranquillo, quindi anche quello lo metto nel pregio. L'unico neo che posso dire sul discorso del bagnato è quando si inizia a entrare nel bosco e si inizia a trovare delle pozze di fango, proprio fango quello vero. Ecco, una volta che si entra dentro la pozza, se ci sta un po' di agitazione ci si rimane in mezzo, perché iniziano a slittare da tutte le parti, e tu rimani lì. O lo fai in velocità, però non sempre, se uno conosce il posto è un conto, ma se uno deve affrontare una pozza di fango senza conoscere effettivamente che c'è sotto, ci sta anche di rimanerci male. Quindi se te entri dentro una pozza di fango con cautela, probabilmente o ci caschi, o come è successo a me, o ci caschi o ci rimani piantato lì. Allora a quel punto iniziano a venire i santi del paradiso e inizi un po' a sporcarti tutto e riesci a uscire fuori. Però diciamo, questa è una cosa estrema, che effettivamente forse non sono nemmeno le gomme giuste per affrontare una cosa del genere. Però detto questo, se invece si va a fare uno sterrato dove il terreno è abbastanza compatto o roccioso, ma comunque sempre roba con abbastanza grip, la gomma si comporta bene, abbastanza bene. Detto di dare, mettiamo un'ipotetica scala tra da 1 a 5 stelle, li do volentieri 4 stelle, proprio per quel difetto, secondo me, di questo eccessivo consumo, un po' in brevi chilometri, e non costa poco la gomma, per quanto dura. Invece uno macina parecchi chilometri, penso che andrei su un'altra gomma. Certamente se avete esperienza di altre marche, bene, se no fate come me, iniziate a cambiarle e guardate. Io all'attivo ho 10.000 km di moto da quando sono nato, quindi non è che posso dare un'esperienza, non posso dire a me garba più questo, mi garba più quest'altro. Intanto ho provato le Dunlop sulla vecchia TDM che avevo, che erano prettamente stradali, e quelle, anche quelle erano buone, e poi ho trovato queste gomme qui sotto la moto e l'ho usata. E ti sto dando le mie sensazioni da profano. Dico che sono profano, però anche quello può essere un'esperienza che uno mette in campo. Ora l'ho sostituita con una Mitas, un MC24 con un tassello un pochino meno pronunciato di questa che ho tolto. Più che altro non è nemmeno tanto meno pronunciato, è proprio fatta diversa, è un pelo più stondata, sembra quasi stradale, però c'è un bel tassello. A quanto ho visto, praticamente le Mitas che ho messo ora sono un 70-30, 70 on, 30 off, invece mi sembra che le MT60 le diano come 60-40, quindi un po' più prestazionali per quanto riguarda il fuoristrada. Però insomma, come ho detto, si predilige più l'asfalto, quindi ho scelto questa gomma qui. Allora, prima di concludere con il video, vi voglio dire praticamente che alla ricerca di questa nuova gomma che dovevo sostituire, mi sono imbattuto nella Prato Gomme e hanno saputo che ho un canale YouTube, che mi hanno detto: mi raccomando, fammi pubblicità tra virgolette, insomma, se tu ti sei trovato bene, rammentaci. E io mi sono trovato non bene, di più. Hanno perso molto tempo per cercare questa gomma, sono stato anche abbastanza noioso, insomma, e invece loro tranquillamente si sono persi, si sono messi lì e mi hanno dato una mano per ricercare una gomma che potesse sostituire quelle che andavo a cambiare. E sono stati gentili, mi hanno fatto la moto anche il giorno prima di quello che si era fissato, e quindi mi sento di mettere una parola buona, e di magari in descrizione vi metto il link per collegarsi al loro sito, che c'è anche un bel sito. E niente, ve lo ridico un'altra volta, ho cambiato le gomme alla Prato Gomme. Ciao ragazzi, penso che possa bastare così. Se avete appunto, se avete comunque delle domande più approfondite, magari mi sono scordato di qualcosa, non esitate a metterlo sotto la descrizione, sono nei commenti. E niente, se vi è piaciuto il video, ve lo ricordo, mettetemi like.
Poi cosa dire, più qua vi farò un video sulle prime impressioni di questa gomma nuova che ho messo e poi vi presenterò un progetto che da qui a 2 o 3 mesi con mia moglie andremo a fare. Niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao!